Per raggiungere importanti risultati e soddisfazioni, come per la festa dello sport di Fornovo, occorre un forte lavoro di gruppo, dove ognuno deve mettere il meglio di sé. Così è stato anche in casa di Giulia Ghiretti, la plurimedagliata alle Paralimpiadi di Rio. Io devo molto a tutti perché le cose non si fanno da soli, c'è tutto un team dietro, la famiglia, e penso sempre sì che le cose non si facciano da soli perché bisogna avere l'aiuto, il supporto da tutti ed è la cosa che mi piace di più, che mi spinge ad andare avanti e è una vittoria di tutti. Prossimo appuntamento per l'atleta di Parma sono i mondiali in Messico, ma l'obiettivo numero uno rimane sempre quello. Le prossime Olimpiadi sono tra 4 anni, succederanno tante cose e la strada è ancora lunga. Se ci devo pensare adesso, dico oddio, sono 4 anni, che poi alla fine arrivano subito. Però, ovvio, l'obiettivo è sempre migliorarsi. Poi si vedrà l'Olimpiade, e quando arriva quel momento tutto può succedere. Da quasi sconosciuta dopo l'esploit dello scorso anno, è diventata famosa e una forte trascinatrice. Ma non è vero, non è vero. Io non mi sento famosa, per cui io sono sempre io e basta. Ogni tanto è strano perché anche ieri stavo girando a Parma e mi dicono: ciao, c'è la Giulia Ghiretti. Un po' fa strano, però così va bene.